Caverna di ghiaccio. E c'è Ciuchino, a caso. Ok, Ciuchino, ora ascoltami. Artù tornerà a breve. Voglio che tu entri in questa caverna e faccia finta di essere un drago. Artù voleva affrontarne uno per la sua missione. Ma cos'è questa storia che tutti vogliono affrontare un drago? Sono più teneri di quanto si pensi, sai? E questo è vero. Ciuchino, è semplice. Se Artù crede di aver affrontato un drago, si sentirà eroico come un re e non un ragazzino. Così vorrà davvero tornare con noi. Ok, va bene. Fantastico, ora indossa questo costume. Ma come? Ma... è da non credere. Come potrò mai tornare a casa e raccontare questa storia senza essere preso per i fondelli? Fingere di essere un drago. Lo sapevo che sarebbe successo. Forse come faccio a guardare in faccia i miei figli ora? Ok, non mi ricordavo. Era da un po' che non stavamo usando Ciuchino e non mi ricordavo più che come si usasse. Ecco fatto. Madonna! Vieni qua. Tu che c'hai il triangolo. Madonna mia, la zoccolata rotante è incredibile. Tre colpi di grazia, perfetto. Si può fare. Dio mio, vi spacco la faccia a tutti ora. Vai via. Vieni qui. Ecco fatto. Beccati anche tu il colpo di grazia. E missione completata. Dio mio. Che bel costume. Lo sapevo che c'era un drago di ghiaccio. Ma guarda un po', c'è già un drago qui. Sei tu, Shrek? Dove l'hai preso quel costume da 4 soldi? Aspetta un attimo. Oh. Lo sapevo che c'era un drago vero io. Lo sapevo. Shrek. Ciuchino. Lo sapevo che sarebbe apparso. Ma dai, stanno ricostruendo il pupazzo. Stupida dama del lago. E basta un po'. Oh, e vabbè, tanto i colpi di grazia li ho già fatti, quindi sono a posto. Madonna. Breath of the Wild proprio. Eccoci qui. Siamo pronti per combattere il drago di ghiaccio. Ehi, aiutami Artù, vuole mangiarmi. Prova a scoparti anche quello, Ciuchino. Magari ce la fai. E come lo combatto? Che ne so io, ma scusami. Oh, calmo. Vieni qua. Cosa? Ah, ok. Sono solo lance di ghiaccio. Ah, devo colpirgli la co... È semplice. Oddio. Fermo. La madonna. Colpito. Ah, posso colpirgli anche la faccia, va bene. Ma dai, posso smashare te X e volare praticamente. Boh, vabbè. Non capisco. Ah, ma è vero che posso allontanarmi, che stupido. E io continuavo a girargli attorno lì vicino. Oh, cosciotta. Oh, calmo! E sono morto. No, non è vero. Perfetto. E basta un po'. Oh, hai rotto il cazzo, eh. Ma dai, mi ha congelato. Hai rotto il cazzo, stupido dragone. Ti giuro che non riesco... Oh, che fa? Che fa? Che sta facendo? Dai, fatti colpire la coda. Ma porca troia. Sono morto? Sono morto. Benissimo. Oh, ti giuro che non riesco a capire come si combatte. Allora, ho capito che...
Devo stargli lontano. E quando fa il salto devo saltare. Dai, fatti colpire la coda, scemo. Allora, e quando fa lo sbattito d'ali mi sposta in fondo. E fin là, ok. Eh certo. Ora pensi che mi farò uccidere di nuovo da te? E invece no. Ma dai! Scemo, basta! Ma a parte che la dama del lago è proprio una stronza. La dama del lago è stata proprio una merda. Dai! Colpito. Ok, mi sposta in fondo. E va, colpito di ghiaccio. Colpito. Dai, ma scusami. Colpito di nuovo. Aia, è troppo vicino stavolta. Colpito di nuovo. E da, ma scusami. Colpito. Dai, cosa gli manca? Un'attacca. Un colpo. Ecco fatto. Ma scusa, è morto. Ciao ciuchino. Aspetta che mi faccio il giro. Mi vado a prendere tutti quanti i soldi. Ciao. Ma dai, ma un nano. Sei scemo allora. Ehi, sei stato fantastico. Fendenti, parate con lo scudo. Destra, sinistra, destra, sinistra. Schiva a fondo, schiva a fondo, schiva a fondo. Ti adoro, Arthur. Grazie. Ehi, perché indossi un costume da lago? Vabbè, guarda. Basta così. Sono contento che la missione sia finita. Oh. Artù contro il drago cattivo. Vabbè. Posso uscire che così mi compro il potenziamento?